Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi della legge dell'attrazione universale, quindi della preghiera. Oggi volevo darvi la formula esatta di come pregare. Allora, andiamo a vedere il modo corretto di provare. Allora, avete mai avuto la sensazione che le vostre preghiere siano parole gettate nel vuoto? Vi siete mai chiesti, ma perché i maestri spirituali, come per esempio Gesù, potevano far avverare le preghiere, potevano compiere miracoli, potevano piegare la realtà a loro volere? Come potevano farlo? Perché? Perché sapevano come pregare. E pregare non è quello che pensi che sia, quello che ci hanno insegnato, perché le forme delle religioni commercializzate in massa e le chiese naturalmente hanno voluto mantenere il loro potere dominante e prenderci i soldi. Quindi hanno rimosso dalle scritture il modo di come pregare lasciatoci dai nostri antenati. Perché? Perché non volevano che la popolazione usurpasse il loro potere e naturalmente il loro dominio, e quindi c'è un lato nascosto del modo di pregare che è stato rimossi da tutti i testi delle scritture lasciateci appunto dai nostri antenati, in quanto noi non potessimo accedere al nostro vero potenziale, alla saggezza infinita, alla potenziale, alla saggezza di Dio che c'è dentro di noi. Non lo volevano che noi lo sapessimo. Perché? Perché noi così non potevamo diventare troppo potenti. Ma come sapete, nel 2024, quest'anno, ci sarà un cambio enorme di consapevolezza, di coscienza. Stiamo ascendendo verso una consapevolezza maggiore ed è già iniziato. Il mondo sta cambiando e non sarà più lo stesso. È iniziato il grande cambiamento ed è crescente il cambiamento di coscienza. Quindi oggi vi volevo svelare 7 segreti di come pregare correttamente. Quindi puoi usare questo o per i soldi, per la casa, per la salute, per le relazioni familiari, amorose, successo nella vita, negli affari, insomma ogni cosa, tutte le cose che vuoi, e quindi è molto molto potente. Allora, prima di tutto bisogna capire il potere, come dire, del io sono e comprendere la nostra vera natura, il nostro sé divino, la nostra vera identità. Quindi il concetto di io sono non è solo nella Bibbia, non è solo una frase, è una rivelazione, ok? La rivelazione dell'identità. Nell'Esodo 3:4 Dio rivela se stesso dicendo: io sono Dio. Nel Salmo 46:10 dice: stai calmo e sappi, io sono Dio. Neville Goddard è uno dei miei insegnanti spirituali preferiti dopo il Maestro Gesù, e lui credeva che io sono fosse il nostro sé più vero, il nostro sé superiore, il fondamento su cui si basa tutta la realtà. Quindi quando dici io sono, cosa stai dicendo? Non solo stai parlando di te stesso nel presente, naturalmente, stai dicendo all'universo ciò che vuoi manifestare. Quindi quando entri in preghiera, non dici: io non ho questo, dammi questo, mi manca questo,
nel tuo dialogo con l'universo, con Dio, con il creatore, Neville ha detto che io sono è il sé, cioè la definizione dell'assoluto e il fondamento su cui si poggia tutto. Io sono è la sostanza, la causa prima, ok? Io sono è la definizione di Dio, del creatore. C'è solo un io sono, ok? E mentre io sono infinito, il tuo concetto di te stesso mostra solo un aspetto limitato di questo io infinito. È solo attraverso un cambiamento di coscienza, quindi cambiando effettivamente la tua consapevolezza di te stesso, la tua concezione di te stesso che puoi sperimentare i risultati di concetti più elevati nel tuo mondo. Ed è esattamente ciò che questa tecnica di preghiera ti insegna, come cambiare la tua coscienza e il tuo concetto di te stesso. E considera te stesso come fatto a immagine e somiglianza di Dio, del tuo creatore. Ed è allora che la preghiera inizia davvero a funzionare. Allora, andiamo a vedere un altro passaggio. La consapevolezza di te stesso, invece che della programmazione subconscia. Allora, nel regno spirituale, come ci dice in Efesini 5:13, dice che tutte le cose quando vengono ammesse vengono rese manifeste dalla luce. Perché? Perché tutto ciò che è reso manifesto è luce, energia. Ora la scrittura si allinea magnificamente con il punto di vista di Neville Goddard che dice che la coscienza e luce sono la stessa identica cosa, sono sinonimi, che la nostra realtà è modellata dalla nostra coscienza, che il nostro dialogo interno, i concetti che abbiamo su noi stessi, di come pensiamo di noi, il nostro conto in banca, insomma tutto il resto, se ti immagini per esempio come limitato, carente, separato, questo diventa la nostra realtà, ok? E poi, al contrario, quando ti vedi e ti immagini benedetto, abbondante, amato, sano, quando ti vedi prospero, di successo, anche queste diventano la nostra realtà, la tua realtà. Quindi il problema è che la maggior parte delle persone cosa fanno? Vanno nella preghiera, nella propria programmazione subconscia e non stanno entrando in preghiera da uno stato di abbondanza, di unità, stanno entrando in preghiera in uno stato di mancanza, dicendo: Dio, dammi questa cosa che non ce l'ho, dammi la salute che non ne ho, fammi diventare ricco, dammi l'abbondanza, dammi il successo, insomma, quello che stiamo chiedendo, quello che state chiedendo. Tutto quello che voglio, ma queste persone non stanno entrando, come dicevo, in comunione con questa energia magnifica, con il campo, con Dio, con il Creatore, da uno stato di consapevolezza, di abbondanza, di essere connesso, ma di mancanza. Quindi quello che attirerà sarà la mancanza. Quindi quando entri in preghiera dicendo: per favore, aiutami a trovare la mia anima gemella, per esempio, sei in un concetto di mancanza. Perché? Perché la tua coscienza non si è ancora resa conto di cosa? Che tu sei fatto a immagine e somiglianza del tuo creatore. Quindi le tue preghiere non possono diventare realtà. Questo è così importante, così facile da trascurarlo. Ecco perché Bob Proctor disse che il tuo DNA spirituale è perfetto. Allora andiamo a vedere il passo numero 3. Allora,
Il numero 3 è la preghiera Io sono. Ora, questa è una pratica quotidiana, facile da fare. Neville Goddard dice nel libro Al tuo comando, dice questo. Inizia a sederti in uno spazio tranquillo e confortevole, quindi seduto da qualche parte, e poi affermando ripetutamente Io sono, io sono, io sono. Cosa fai? Devi resistere all'impulso di attaccare qualcosa a questo io sono. Devi dire solo io sono, io sono, io sono. Entri in questa affermazione e inizi a espanderti nelle infinite possibilità, ok? Senza attaccare niente. Inizia ad entrare nel regno dei cieli che è dentro di te. Potresti provare la sensazione di crescere o di trascendere i tuoi limiti, ok? Nel momento che lo fai. Insomma, c'è un sacco di energia vibrante, frizzante. Questo non è un esercizio mentale e spirituale per tornare al tuo vero stato di coscienza. Io sono, ok? Ma anche la sede dell'anima e da quello stato vivi secondo lo stato di Dio. Quindi quando dici io sono e quando senti che inizi a notare l'energia, la tua energia espandersi, ok? Crescere, vibrare, questa porta aprirsi attraverso cui puoi iniziare a usare la preghiera in modo efficace, tratterremo una volta aperta quella porta solo con quella semplice frase, come inserirla nelle tue preghiere per ottenere i soldi, l'amore, insomma, o qualsiasi cosa tu voglia. Allora, una delle cose più importanti è iniziare a riqualificare il tuo subconscio, il nostro subconscio, e cioè sapere chi sei. Di questo ne ho sempre parlato nei miei video, perché è un problema che le persone affrontano e che stanno introducendo tutte le loro limitazioni nel dialogo che ha con la divinità che è dentro di loro ora, o nel dialogo che fa nella preghiera, quindi stanno introducendo tutti i loro sistemi di credenze, tutte le loro credenze, anche se dicono consapevolmente io sono, io sono, io sono, cosa fanno? Portano le loro mancanze, le loro limitazioni e il dialogo interno nelle loro preghiere, e questo fa sì che le loro preghiere siano solo parole vuote, inutili. Allora, andiamo a vedere un altro passo, il numero 4, che è l'essenza della preghiera. Questo è quando vai oltre le parole. Matteo 6,6 consiglia e dice: tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Cosa significa questo passaggio? Cosa significa? Allora, Neville Goddard lo interpreta come un'istruzione di chiudere fuori i cinque sensi esterni del corpo, i cinque sensi del corpo. Quindi ritirarti da quello che ti dice il tuo ego, la tua mente analitica. E da quello che insomma ci tenta con i sensi, dicendo che non vedi che non c'è, non sei, non hai sentito cosa ha detto quello in banca stamattina? È quello, praticamente chiudere fuori il mondo sensoriale, i tuoi cinque sensi esterni. E cosa ci dice Neville? Porti la tua attenzione, la tua focalizzazione nel tuo mondo interno, dove tutto c'è dentro di te. E quindi nel famoso passaggio Marco 11:24, il più famoso in assoluto, cosa ci dice il Vangelo di Marco? Ci dice: perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando,
credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Quindi cosa ci dice qui? Avvolgendoti da quella dobbiamo credere di averle già ricevute e, come dire, dire grazie per averle ricevute. Quindi non è questione delle parole che dici. È uno stato di coscienza che raggiungi mentre preghi, perché Dio non parla inglese, spagnolo, italiano, cinese o che ne so, qualsiasi altra lingua. Dio parla coscienza ed è per questo che ci è stato detto che a chi più ha gli verrà dato e a chi non ha anche quello che ha gli verrà tolto, perché è lo stato di coscienza in cui ti trovi e ciò che determina, come dire, il tutto, non le parole. E questa è la parola, è la cosa più importante. Una volta che lo capiamo, ci rendiamo conto di come Gesù potrebbe dire che le montagne si muovono e le montagne si muoveranno. Ok? Perché Gesù direbbe: tutte queste cose, tutte queste opere che io posso fare, anche voi potete farle e anche di più. Ok? Allora, andiamo a vedere ora la preghiera in sé, la tecnica di preghiera che è semplicissima, la preghiera più rapida in assoluto di 1 minuto, massimo 2, ok? Assolutamente il massimo. Allora, finora abbiamo visto le basi e quello che dobbiamo fare è questo. Questa è la tecnica. Questa è la tecnica di come pregare ed è veramente un modo molto molto semplice per farlo. Quindi inizi semplicemente esprimendo una sincera gratitudine, ok? Gesù ha sempre ringraziato Dio per aver ottenuto questi miracoli. Quindi cosa facciamo? Puoi dire grazie per i soldi se vuoi quello, per l'abbondanza, per l'amore se vuoi quello, grazie per il successo, grazie per la salute, grazie per il nuovo lavoro. Quindi semplicemente cosa fai? Di grazie per quello che vuoi. Queste cose specifiche. Quindi questo pone le basi per la nostra coscienza durante la preghiera. Quindi, dopodiché, cosa fai? Per visualizzare in modo vivido le cose specifiche che desideri, ok? Quindi, in modo da poterli usare per una nuova casa, insomma, per la salute, per tutto quello che vuoi. Quindi, dici grazie e poi inserisci quell'immagine sullo schermo della tua mente, te con quella cosa, con quello che vuoi, entrare nella tua vita, rimanendo in uno stato di gratitudine invece di chiedere, ok? Perché non appena lo chiedi, cosa fai? Lo neghi, perché esiste già nella mente di Dio, è solo, come dire, devi solo incarnarlo nella coscienza operante che sei tu per portarlo alla vita, ok? Ed è qui è la cosa più importante in assoluto. Potresti entrarci e fare ogni singola cosa nel modo giusto, ma poi invece di ringraziare Dio per aver ricevuto per questo, essere grate per i soldi, per la casa, per la salute, per il lavoro. Tu cosa fai? Torni a chiedere. E quindi cosa fai? Praticamente sono parole al vento, se chiedi. Ed è per questo che è molto importante dire grazie, grazie, grazie per aver già ricevuto. Quindi dici grazie in anticipo. Allora andiamo a vedere la scienza dietro a questo. Andiamo a dare un'occhiata dietro alla scienza della preghiera. Allora, come abbiamo detto, l'effetto osservatore nella fisica quantistica ci mostra che l'atto dell'osservazione
può alterare l'esito di eventi specifici e equilibrici di cui abbiamo parlato in Matteo 13:12. Per chi ha, a chi ha, di più sarà dato, a chi non ha, anche quello che ha, gli sarà tolto. Anche questo quindi ci suggerisce che la nostra percezione e la nostra coscienza sta modellando la nostra realtà, giusto? Quindi, concentrandoci sui pensieri, sull'abbondanza, sulla gratitudine, sulla salute, è così che li portiamo nella nostra vita e la scienza ha dimostrato che questa base per la preghiera è vera, perché gli scienziati hanno dimostrato che cosa? Che l'osservazione e la percezione riorganizzano anche le particelle subatomiche della realtà. Allora, quindi andiamo a vedere l'ultimo passo. Andiamo a riassumere semplicemente l'arte della preghiera nel modo che il mondo non ci dice. Quindi, per rivoluzionare la nostra vita, dobbiamo iniziare con io sono. E lascia che questa preghiera sia una trasformazione interna, uno stato mentale, un sentimento piuttosto che di una richiesta verbale. E dai gratitudine, la tua gratitudine per il fatto che quelle richieste sono già state soddisfatte. Quindi io sono, grazie, immagine, ed è questo che allinea il mondo interiore con il mondo di Dio, che poi lo rispecchia nel mondo esterno e diventa ciò che il mondo chiama miracoli. Ma tu sai che non è un miracolo, perché? Perché per Dio non c'è grande o piccolo, non ci sono tanti soldi o pochi soldi, non ci sono grandi cambiamenti o piccoli cambiamenti nella tua salute, miracoli piccoli o miracoli grandi. Per Dio tutto è qui e ora, tutto è possibile. Anche Albert Einstein disse alla fine della sua vita: quello che voglio davvero è fare e capire la mente di Dio. Quello che non riusciamo a capire, ok, quando preghiamo, che cosa sia l'infinito, cosa sia l'onnipresenza. Ma la scienza ci ha mostrato che questa tecnica di preghiera, di spostamento, ok, nella nostra coscienza, ha dimostrato di riorganizzare effettivamente le particelle subatomiche della nostra vita, assolutamente. E io credo, che è così che Gesù è riuscito a far muovere le montagne. È stato in grado di guarire le persone all'istante perché è entrato in quello stato mentale del desiderio già avvenuto di vedere le cose già fatte, in quella consapevolezza che tutto era già fatto e quello che faceva lui diceva solo grazie per aver ricevuto. Quello faceva. Ed è così che le cose arrivavano e lui, essendo su quelle frequenze più alte, le cose accadevano all'istante. Quello che Gesù ci ha insegnato è stato dimostrato ora dalla scienza. E che cosa ci sta dimostrando la scienza? Che Gesù era semplicemente un maestro della fisica quantistica molto prima del suo tempo. Quindi quello che vi invito a fare è provare questo, molto semplice. In realtà è super veloce, come vi dicevo, massimo 2 minuti. Allora, quello che vi invito a fare è prendere una cosa sola, ok? Scegliere un'intenzione specifica, una cosa sola, che si tratta di guadagnare più soldi, di un nuovo lavoro, della salute. Quindi prendi una cosa specifica e farla per 2 minuti massimo.
ogni giorno, mattina, mezzogiorno e sera, insomma, tutte le volte che ti ricordi qualunque cosa, tutto quello che fa il tuo caso, e guarda cosa succede nella tua vita. Guarda, ti sto dicendo che questa è una cosa così potente ed è facilissimo da fare se non ignori la tua vera natura, ovvero il tuo DNA spirituale perfetto, e sei fatto all'immagine di Dio. E la tua preghiera può essere un momento dove la tua coscienza si allinea con la mente di Dio, in modo che tu possa manifestare miracoli nella tua vita. È semplice, giusto? Quindi entri in quello stato, io sono, visualizzi, vedi già tuo e inizi a ringraziare. Grazie per aver ricevuto, ok? Grazie per la mia salute, grazie per i soldi, grazie, grazie, grazie. Quanto ci vuole? 30 secondi, 60, massimo un minuto. Continua a dire grazie per quello che hai già ricevuto. Io mi fermo qui sperando che questo vi possa aiutare e vi aspetto con un nuovo video. Ciao a tutti, grazie.